Mattia! Ma che stai a fa? Ricordate che i squali stanno arrivando! A Tunisia per le vacanze estive, a volte un tempo non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Benvenuti in questa nuova trasmissione! Come state ragazzi? Come state ragazzi in chat? Spero tutto bene. Questa è una live tributo al cantautore siciliano Franco Battiato. Beh, qualcuno lo conosce in chat? Un po'. Tra l'altro purtroppo è deceduto... Sì, relativamente recentemente, nel 2021, e questo è un nostro tributo dovuto al fatto che ha riempito la musica italiana di capolavori. Vogliamo specificare, non stiamo parlando di Franchino Battiato. No, chi è Franchino? Quella è la prossima live tributo a Franchino. A Franchino, sì, 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 adesso è a Franco. I pezzi... I pezzi sono in ordine cronologico. Siamo partiti con l'era del cinghiale bianco del 79, che è stato tipo il primo successo, diciamo, non assurdo, ma il primo sentore di successo pop per Battiato, che veniva da altri album completamente sperimentali dove faceva cose assurde. No, sì, voi li conoscete meglio. Ma sì, una volta in un viaggio in macchina io e Achille siamo sentiti tutto quanto un brano che si chiama L'Egitto prima delle sabbie, che dura 17 minuti ed è un solo accordo di piano ripetuto per 17 minuti. Sì. Provato ad ascoltarlo anche altre volte oltre quel è fuori di testa, cioè molto meditativo. È un viaggione. Sì, è un accordo. Però diciamo che oggi noi ripercorremo la carriera, diciamo, dal da Voglio vederti danzare, altri pezzi grossi che... Sì, vabbè, pezzi iconici e ripercorremo dalla voce del padrone, anche album più postumi rispetto all'81, che è stato l'anno d'oro di Battiato. Quindi insomma, vediamo un po'. Il prossimo pezzo che vi facciamo appunto è tratto dalla voce del padrone, quello che ha detto Fabio. 1981 è stato l'album che ha consacrato Battiato come, diciamo, cantautore pop.
ho visto tipo delle interviste antecedenti alla voce del padrone, dove veniva preso per il culo. Pensa tipo da Pippo Baudo. Sì, l'ho visto anch'io quella. L'hai visto pure te? Sì, sì, sì. E alla fine poi Pippo perché Baudo era un po' strambo comunque lui, sì. No? Era un po' uno stampellone strambo. È sempre stato tempi. Tipo un outsider, uno stramboide, un weirdo, qualcuno oserebbe dire. E se ne esce con un album poppissimo, ma con una classe incredibile. Quella è la cosa assurda. Ragazzi, andatevelo a vedere, cioè a sentire La voce del padrone, album umone, tutto. Beh, sì. Canzone per canzone. New Wave viene considerato il capolavoro. Fatelo. Di Battiato italiana. E questa magari la conoscete, si chiama Centro di Gravità Permanente. Bandieri macedoni, gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità per raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di certo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. What you worry, worry, what you worry, worry. You are a woman in love. Io voglio per te. Centro di gravità permanente, la voce del padrone. Allora, questo qua, centro di gravità permanente, tutti vogliono parlare del testo, che significa, de qua, de là, ma semplicemente perché non capiscono un cazzo di musica. No, mi spiego. La canzone oscilla tra la tonalità di sol minore e la tonalità di sol maggiore, costantemente. Sì. Minore e poi va in maggiore, di continuo, come una sorta di... Che devo fare? Qual è il mio mood? No, gesuiti, de qua, de là, de bonzi, tutta roba strana. Invece, ritornello, giro di do, quasi fatta apposta per di voglio fare il tormentone. Io certo. Questo percepisco, no? Ed è quello il centro di gravità permanente, è il ritornello. Eh sì, perché è una cosa statica, il giro di do sarà permanente. Esatto.
per sempre. Il contrario delle strofe. Il contrario sì. delle strofe, che sono tutte strane. Sì. Il tornello invece torna un giro di do classico, vero Paco? Ma è un pezzo troppo iconico. Che ne pensa essere. Paco del centro di gravità permanente? Paco, parlaci di centro di gravità permanente, vai. Penso che sia un brano che ognuno interpreta un po' a modo suo. Risposta ma perfetta. Anche la stessa sempre. Persona, a differenza di 3 anni, la riascolta e la interpreta sempre in maniera differente. Sì, ma infatti pure Abbattiato spesso e volentieri gli chiedono ma allora questo centro di gravità permanente lei l'ha trovato, ma allora, e lui tipo si scazza sempre, ho visto in ogni intervista, non ha mai spiegato che cosa fosse, ma da quello che ho capito io mi sono formato è una teoria di un filosofo e basta, cioè non so altro, è una teoria che si chiama proprio centro di gravità permanente. Io ho sempre pensato che con Battiato tu, cioè nel senso non farsi troppe domande, sì, tu dai tutto per buono e vai sempre bene combattiato, e questa è la legge. Dato che la voce del padrone è un capolavoro, facciamo un altro brano da questo album, cioè quella che io reputo una poesia essenzialmente. Questo è proprio un brano, lo reputo tipo il più ispirato a livello proprio poetico di tutta la voce del padrone, credo. Sì. Non ha pretese di niente, ed è per questo che è diventato tipo il mio preferito. E gli uccelli. Atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Emigrano con il cambio di stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. We'll be right back.
bellissima. Gli uccelli, Pezzone, mamma mia. Grazie ragazzi, grazie del supporto in chat. Gli uccelli, vabbè, capolavoro è la mia preferita. Capolavoro, molto semplice, struttura basilare se ci pensi, però è modulo in continuazione. È quello. Come gli uccelli, che cambiano altitudine, sì. È incredibile. È quello, sì sì, che campivo voli imprevedibili, è pure questo. Musicalmente, infatti, non è altro che... I four chords, no? Quelli famosi The Axis of Awesome. Grazie mille, quante sub? Mark, che forte Mark, 10 sub. Grazie mille, 10 sub. Che forte, grazie Mark. grazie mille per il supporto. Che forte. E sono sempre lo stesso giro di accordi che però modula, no? Ah, cazzo, aspetta un attimo. Sono vari centri di gravità permanenti, come il falco, che plana, poi si alza, si abbassa, sì, sì, è sempre sì, stabile però. La parte più bella, ovviamente, le prospettive al mondo. Voli imprevedibili. Scese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Vabbè, questa è bella. Vabbè, no, non ci piace Battiato. No, no, ci fa schifo, ci fa schifo, ci fa schifo. Mo ce n'abbiamo un'altra che secondo me non ha bisogno. Oh, chi è? Un altro donatore, grazie. 5 sub. Grazie mille. Chris VRC, no, Chris, bravo Fabio che legge la chat meglio. Se ci sta pure VRC 997. Sì, Chris. Sfere e basta è meglio, sì. No, no, questo è dato. È ovvio, cioè, ma che sta una scherza. Mica ci vogliamo misurare. Ci abbiamo... Adesso si... No, si balla adesso. Si balla! Dove si balla? Dove si balla? Ovviamente, prima famola, dai. Poi famola, poi ne parliamo sì, di... Sì, sì, sì. È prezioso. Rosmarino, comunque, vai. Io partirei con una cassa tamarra, tipo. Cassa tamarra, vago. Tipo tu. Dal BPM della cassa dovrebbero indovinare il brano. Ok, sì, sì, sì. Ok. È tosta questa, bella. Andiamo, che ballano vecchi valzer viennesi.
Che pezzone pure questo. Questo chiaramente, diciamo, la dedica, una delle dediche più fighe che puoi fare a una persona che ami è voglio vederti danzare, no? A meno che c'è pure una battuta orribile che non farò, ovviamente. Però niente, cioè chi non potrebbe danzare, dici voglio vederti danzare, in realtà un insulto, tipo una persona che non può farlo. Certo. Però in generale sì, stiamo schiumando tutti comunque. Sì, eh? Sì, c'è un po' di freddo. Tipo qui, ma no. Pure io già mi si sta a secca la gola. Beviamo, accendiamo l'aria, possiamo anche grazie mille, grazie mille per le sub. Grazie per le sub, Anto Sulfo. No, vale. Sì, Anto Sulfo, Anto Sulfo. Ovviamente ringraziamo il sergente che mamma sta in regia. Sergente fisicamente, regia, fisicamente. Fisicamente. Sergente sceso da Genova. Assurdo. Sta di là. Inquadriamo il sergente. Come facciamo a inquadrare? Cam Kidano. Dai, inquadrati, sergente. Saluta la chat. La mente superiore che crea tutto. Stacca su Kidano. Stacca su Kidano. Vai, vai, fatti salutare. No. Ah, il timidino. È timidissimo. No, che è successo? È andato. È rimasta solo la voce, come sempre. Il sergente vuole rimanere un avatar. Non sai, sto schiumando, ragazzi, fa caldissimo. Sì. Ragazzi, allora... E prima non faceva così. Godzilla! Completamente impazzito. Bella Chester, bella Chester, bella Edoardo. Bella Chester, ma penso sia Chester, però comunque bella. Questo è Enigma, ragazzi, incredibile. Questo è Enigma. Ormai è di casa. Quello vero. Se ti piace. Fabio scopami, sì, siluro, con piacere. Però dal nome mi sa che mi descopi te. Probabilmente. Però va bene, sì. Il tizio che si è pelato, esattamente lui. Il tizio che si è pelato. Che cazzo di caldo. Fa caldo. Ma perché? Ciao non... Alessia. Ma che forti. Forti, ciao a tutti. Sergente non è un essere. No, ragazzi, ma infatti oggi abbiamo avuto... Mezzo dio il sergente. Abbiamo avuto la prova che è un essere umano. No. Sono stato in dubbio tante volte. È un essere umano con la coscienza collettiva. Cioè sono in... tutti, tutto il mondo in un solo. È Cortana, sì, tutti quanti. Esatto. Più personalità. E quanta? Tanta. Possiamo dire, sergente, che sei un ISFJ maschio? Rarissimo? Si può dire? Non risponde nemmeno. Forse lo possiamo dire. No, risponde ma non lo sentiamo. Però sta rispondendo, sta dicendo no. Io sto facendo il sergente qui dentro, faccia un salutino. Sergente, vieni, non attimo, vuole. No, ma lui vuole, rimane un cyborg. È tutto. Per l'umanità è un robot, rimarrà così. Era grazie, la sua voce, era la sua voce. Grazie da furo, grazie per la tab, Tassino. Godzilla. Da furino. Grazie mille. Il prossimo pezzo, io non ho la benché minima idea di che cazzo voglia dire il testo, e non me ne frega niente, come per il discorso di prima. Esatto. No, perché no? Parla del fatto che richiamarsi a tempi in cui il tempo era più lento. No, parla di una cosa esoterica, specifica, di quella regione, della Russia. Treni. Mi sono informato. Davvero? Sì, però non ci ho capito un cazzo. Ma di che canzone stiamo parlando? Vabbè. I treni di Tosè. Ah, perfetto. Io questa mi sono innamorato di sta canzone, perché ho detto questa cioè, è una composizione, è musica. È una musica fica. Che magari il testo può non avere alcun senso e per me continua a non averlo, magari, cioè ovviamente ci sono delle immagini fighe che mi piacciono, però è proprio a livello musicale mi sono innamorato di questo. Quindi Tozer è in Tunisia comunque. E parla Tozer è in Tunisia. Tozer è in Tunisia. Ah, ok, quindi, appunto, non ci ho capito un cazzo. Non, su questa canzone ci ho capito un cazzo. Sì. Andiamo, vai, suoniamola. Villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. In una casa lontana tua madre mi vede, si ricorda di me. Per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti
chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale e un ricordo di me come un incantesimo. Guardano passare i treni per Tose. Grazie maestro. E poi cazzo, è vero, un ospite per questa live poteva essere Morgan, perché è fissato con Battiato. Ma me l'hanno scritto pure in ma Morgan veniva esperto. Qua, cioè, entrava, si tuffava, spaccava tutto. Sì. Cioè, che io ci ho pensato, ma io ho paura onestamente. Va bene così. Ma sì, vabbè, ma... Una volta che perché Simone un po' Morgan più... pappa e ciccia, E a voglia. Vabbè, c'è il numero di telefono, possiamo dirlo. No, sì, non posso dire. Ah, parlare. Non puoi dirlo. No. Puoi parlarne, ok. Ora, lasciamo perdere. Diciamo che ci conosciamo molto bene. Famo che se siamo capiti. Famo che la serata andrà molto bene. Top Ice, vai, andiamo avanti. Bello questo pezzo. Mo? Forte. Eh sì. Mo ci sta, il pezzo più difficile, penso, musicalmente parlando, di tutti. Ed è anche l'ultimo cronologicamente che io personalmente ho approfondito di Battiato. Però appena l'ho sentito ho detto no, vabbè. È fuori di testa. È un pezzo fuori di testa. Qua però sono riuscito un po' a intuire il significato pure da solo. Ma parliamone dopo. Vai. Si chiama No Time, No Space. E chiederei un aiuto nei ritornelli. Sì, certo. Grazie. Perché è tosto. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete, sistema solare. No time, no space, another race of vibrations, the sea of assimilation. Keep your feelings in memory, I love you especially. Collo, telescopi giganti per seguire le stelle, navigare nello spazio. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibration,
poesia, ma se non le sciar. Keep your feelings in memory, I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibration. Keep your feelings in memory, I love you, especially tonight. Ancora! Keep your feelings in memory, I love you, especially tonight. Calla. Mamma sto che bello che ere! È bellissimo. Allora, di che cazzo parla sto pezzo? Allora, secondo me, qua mi ho fatto i peggio film. Allora, parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte. Vabbè, questo sti cazzi. La cosa figa è il pre-chorus. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. Secondo me parla degli uomini primitivi che ovviamente per istinto hanno iniziato a osservare i moti celesti per capire l'universo, intuendo in forma istintiva l'esistenza di altri sistemi solari, come se fossimo influenzati da un'altra specie aliena. Insomma, che film si è fatto Battiato? Beh, in tante filosofie, diciamo, chiamiamole così, parlano di, ma anzi prove storiche, facciamo così, parlano di influenza extraterrestre sul genere umano, prima che fosse il genere umano. Sì, 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 tipo le piramidi, cose del genere, no? Come abbiamo fatto a costruire determinate cose assurde con la tecnologia da primitivi che avevamo. Sarà arrivato Battiato dal cielo. Ma le stesse scritture che stanno sia in Egitto che in Sud America, opposti del mondo, stesse cose, storie molto simili, dei fratelli cosmici che arrivano e ci insegnano a vivere come viviamo oggi. È vero. Partendo dall'allevamento. Paco, si stanno bagnando troppo in chat. Alza un po' la voce, il tono. Bagnando. Sì, si stanno bagnando. Allora, parlai così. Va bene. Sì, stanno facendo bagnare troppo tutte quante le gruppi. Le gruppi? Sì. Questi sono i futuri o più mercanti di orecchie. I mercanti di orecchie è davvero Natale, Achille Mazzola, mercanti di orecchie su Twitch. E poi abbiamo i futuri, che è il complesso che vedete qui, che è Polly alla chitarra elettrica, verde, riscrinata. Poi abbiamo Paco alla batteria, Simone Santoro, detto Dudubi, alla voce e alle tastiere, e me. E Fabio Ricciardi, al basso, Gori, giusto? E Fabio Ricciardi. Fabio H. Josh, da oggi in poi. Fabio a.k.a. Josh. Dai. Insieme abbiamo fatto anche la sigla di Rubino, tra tutte le varie cose. Insomma, tra l'altro, è uscita anche la sigletta di Rubino. Sì, ma ricordate? Live a Travani. Sì, tra le varie cose. Di non inserirla nella live di Battiato. Nemesi. Ultimamente era perché una cosa è uscita da poco anche. Fabio, ti seguo dai tempi di pillole su Twitch. Ciao Gabriele. Che forte. Il prossimo pezzo è una canzone d'amore. Questa è la canzone che mi ha fatto iniziare a Battiato. Cioè, prima ovviamente conoscevo le più famose. Poi ho sentito questa e ho detto sempre no, vabbè. Cioè, è di una profondità sia nella musica che nel testo. Mi ha sconvolto, veramente. Infatti feci una cover su SoundCloud, piano e voce. E niente, ora la vorremmo rirendere sempre in versione un po' soft. Versione soft, ovviamente, essendo una canzone d'amore in cui è veramente importante. E qual è il brano, testo. Simone? Qual è il titolo? E ti vengo a cercare, lo dedico ovviamente a Giorgia. Ciao. Che forte. Ciao, forte. Tesoro. No. Potrebbe, Marco ha detto è una minaccia, ti venga a cercare. No, vabbè, e diciamo, l'abbiamo cantato tante di quelle volte insieme in macchina, così che è un po' la nostra canzone, ecco. E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza,
capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane, fare come un eremita che rinuncia a sé e ti vengo a cercare con la scusa di dover. Che mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai è la fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà, emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Perché ho bisogno della tua presenza. Accordo finale alla Masamoto. Questa, raga, grazie. Questa grazie. Era tosta, Mamma mia. No, mi emoziona tantissimo. Capolavorio. Bellissimo, bellissimo pezzo, incredibile. Il testo, guarda, io, ecco, quando ascolto la musica non sto molto a pensare ai testi, alle cose. Mi interessa relativamente poco. A certe volte non mi arriva nemmeno. Questo pezzo, proprio il testo, mi è quello che la cosa mi è piaciuto di più. Ma perché fa attinge dalla meditazione, secondo me. Attinge dallo stato superiore, no? Sì, sì. C'è chi dice anche grazie, che... grazie chat, questo, grazie sergente che ci fa sapere che la chat è entusiasta. Allora, grazie. Il sergente non si vuole far vedere, però io voglio, mo seriamente, sì, voglio di nuovo richiamare un momento per ringraziare tutti gli sforzi che il sergente fa sia per noi, per i mercanti anche, che per il Cerbero, veramente una persona d'oro. Grazie sergente. Grazie. Moderatore. Che forte. Regà, voi non capì il sergente. Anche Enigma. Anche Enigma, ovviamente. Vabbè, chiaro, sì, Enigma, sì, sempre chiaro. In mezzo al cazzo, come Enigma, DJ. È ovvio. E volevo dire una cosa. Il sergente ci ha riorganizzato. Scusa, battiato. No, e il sergente ci ha riorganizzato tutti i cavi dello studio. Praticamente, no, è appena entrato, l'ha fatto pure a casa dei mercanti, ma appena entrato in questo studio ha scannerizzato tutto. Ho detto, no, quello va cambiato. È uscito con un braccio meccanico. Assurdo. Ora quel mic sta là, quell'altro mic sta là, però è meglio, ed è effettivamente meglio. È come Barba Nera lui, però quei cavi. Ha fatto in un'ora quello che non siamo riusciti a fare in un anno e mezzo. Sì. Posso dire una cosa importante? Che c'è in chat Saro 92 92 92, Saro che dice: Simone, regalaci la cura. Adesso. Ed è quello che faremo. È il momento della cura, il pezzo più famoso. È quello che faremo. In assoluto, anche il più, diciamo, sputtanato, se così vogliamo dire, di Battiato. Però è venuto, credo, dopo tanti anni comunque dove non è che
stesse sulla bocca di tutti, ecco, il pezzo che l'ha rilanciato prima degli anni 2000. Chi non l'ha dedicato a qualcuno? Sì. Io l'ho dedicato per esempio a mia madre, no, sto scherzando. Preferite. Io in realtà si dice naturalmente che... scusa. No, no, scusami tu. Vai tu. Dici, continua. Si dice che in realtà La cura sia un pezzo che Battiato ha scritto in mente pensando a Dio che dedica una canzone all'uomo, alla sua creatura. Sì, che è una delle teorie. Sì. L'ha scritta con Manlio Sgalambro, il suo aiutante storico, comunque. Che era un filosofo, non è che era un musicista, così, un filosofo. Giustamente. Che lo aiutava, cioè si sono conosciuti a un certo punto e poi hanno collaborato fino alla fine, credo. Della cioè, nel senso, Battiato non poteva non avere un collaboratore chiamato Manlio Sgalambro, cioè, sembra un personaggio di Maccio Capatonda. Tipo, nell'era del Cinghiale Bianco, La voce del padrone c'era Giusto Pio, che comunque Pio. Pure... violinista, se non mi sbaglio. Un applauso, esatto. A Maglio Sgalambro. Sgalambro. È vivo ancora lui. Manlio, ma che nome è Manlio? Ma vai fuori Manlio. Dire una cosa sulla cura. È vivo o no? Non lo so, non lo so. Da ragazzetto io sta canzone non la volevo, cioè nel senso la snobbavo un po', perché essendo amante di Battiato, di tutto Battiato già da tanto tempo, cioè sin da bambino, questa era la classica canzone che conoscevano tutti e quindi dicevo, ma porca miseria, guarda, questi conoscono solo una canzone di Battiato. Appunto, la più sputtanata, sicuramente. Ce ne stanno tantissime, però è un capolavoro. Poi crescendo ti rendi conto che queste sono stronzate. Sì. Meglio ascoltarla tutta la musica, senza pregiudizi. Mm-hmm. Io sentendo... sì? Il testo si fa... è perfetto. E, questa è l'unica canzone paradossalmente per cui ho bisogno il testo. Sì. Tra le varie cose, anche una di quelle che conosco meno, cioè che ho sentito di meno di Battiato in passato. È assurdo, eh? Sì, sì, è una di quelle che ho ascoltato meno. E, cioè... sentendo Battiato che parla della cura, lui proprio citandolo ha detto che c'è una canzone d'amore che vale per tutti. Puoi dedicare a tuo figlio, a tua nonna, alla tua ragazza. Diciamo che è l'amore quello... che trascende quello sessuale, mi pare che abbia detto. Cioè quel tipo di amore per cui vuoi neanche far invecchiare quella persona, vorresti proteggerla a tal punto da fermare lo spazio-tempo. È tipo il bene supremo. Il bene supremo ultimo. Sì, che si dice si raggiunga, insomma. Ispiriamoci tutti alla cura per amare il nostro prossimo. Magari. Cazzo di frase di merda. No, a parte scherzi. No, vabbè, sarebbe utopistico, però chiaramente è bello. Prego. Meraviglia. Maestro, maestri, maestranza. Delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto,
conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Well, hey! Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie per il supporto. Testo, chi è che ce l'ha messo? Grazie a chi ce l'ha messo? Gabriele. Gabriele, grazie Sergente di nuovo per il testo. Che forte. Che bel pezzo. Dedicatela alla ragazza che vi ghosta, tipo Playlover, tipo oggi pomeriggio. Ottimo consiglio. Sarebbe bello però come consiglio, amare le persone che ti odiano, solo quelle. Amare le persone che ti odiano e odiare le persone che ti amano. Non ci sta, si chiama stalking però questo. Sì. Sì. Vabbè, pazienza. Si chiama essere dei malati di mente. Che bel pezzo. E, paradossalmente siamo giunti all'ultimo brano subito, cioè sembrava tipo una montagna, una montagna, siamo già arrivati all'ultimo brano, che si chiama Il ballo del potere. Questo non penso che lo conoscano in molti, sta nell'album Gomma Lacca del 98. È facile da riconoscere quell'album, l'album con la borsa dell'acqua calda blu. Quelle cose. Bella copertina, borsa dell'acqua calda blu, scritto Gomma Lacca, albumone, pure quello. Bellissimo. Capolavoro, andate a sentire. Pure questo è un brano che proprio quando l'ho sentito, ho pubblicato pure i ritornelli su Instagram, perché questo penso che l'ho capito. Poi ditemi voi come la pensate in chat e nei commenti su YouTube. Il ballo del potere parla, no, dell'Occidente. Con noi che facciamo appunto questo ballo, ti muovi sulla destra, poi sulla sinistra a livello politico, ovviamente, non è un ballo vero e proprio, però viene metaforizzato come ballo. Poi cerchi di stare al centro, sì. Provi a fare un giro su te stesso, non riesci a capire attraverso questo sistema bellissimo che funziona, la democrazia, noi siamo tutti dei nativi democratici, ragazzi, e intanto stiamo in questo vortice caotico dove non ci capiamo un cazzo. Contrapposizione con il ritornello, e non vi spoilerò, di altri popoli che invece di fare il ballo del potere ne fanno altri. No, sono seduti sulla terra facendo delle cose che non diciamo. Tipo? No, non diciamo. Diciamo dopo, però. Diciamo. Però la contrapposizione, secondo me, Occidente, esatto. E diciamo Oriente e altre realtà di non occidentali. Però è interessante che Battiato ha voluto sottolineare come le due cose che fanno questi popoli sono... Non posso non lo diciamo, no, diciamo dopo. Ridere, perché diciamo dopo le due. Dopo, tanto diciamo si sentirà nel testo. Sì, ne ritornerò. Giuro, vai. Lascia uno smack. Iniziamo questo ballo. Ready? Poi sulla sinistra resti immobile, sul centro provi a fare un giro, su te stesso un giro. You miss me and I miss you. Fingi di riandare avanti con un salto, poi sinistra con la finta che stai andando a destra, che stai andando a you destra. You miss me and I miss you. Poi si aggiungono i pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalle gambe, con un movimento dissociato dalla testa e dalle gambe, con un movimento dissociato. I pigmei dell'Africa si stendono per terra con un grido di socialità.
circle symbolizes Tai Chi, which is calmness and the ball of duality. Here it is manifesting itself, a general universe. It is divided into you. Sulla destra, poi sulla sinistra, resti immobile sul tenta, provi a fare un giro su te stesso, un giro. You miss me and I miss you. Poi si aggiungono i pensieri con un movimento indipendente dalla testa, dalle gambe, con un movimento dissociato. You miss me and I miss you. Ciao, tre, che ce ne andiamo come le più grandi band della storia. Ma facciamo finta, finta, facciamo finta di andare via tutti, no bis bis. guarda, ecco, ogni qua. Volta che la band se ne va, io guarda, penso che non tornerà più ormai. Esatto. Posso dire una cosa? E c'è il ritorno, dico, non me l'aspettavo. Potevo fare il paraculo inizio live, invece non l'ho fatto. Ho fatto tutto il concerto con una corda in meno. Ogni cantino che è saltato 5 minuti prima della diretta. Rotto 5 minuti prima della diretta. Che bello, sempre. Ma pure i Boscar, sempre. Ma non ce la posso fare. Allora, facciamo
La sigla del Cerbero. Ma come sto? Dai. Allora inizio io. Non l'abbiamo provata, ma allora, questa ormai penso inizio che io. Sì, io sono nel caso in cui non mi conosciate, sono il tipo che suona il basso nella sigla del Cerbero. E quello è un tributo. L'altra volta ho incontrato un tipo. Aspetta, fermi. Al bar Trombetta. Stavo con te. Ha detto. Ah, sì, sì. Gli troviamo occhiali. Ma non ce l'abbiamo qua. Ce l'avete? Vabbè, gli occhiali stroboscopici. Il tipo ha detto: non è che hai citato Billie Eilish, l'hai copiata. La gente non ha capito che era fatta apposta. Ragazzi, ci sta Billie Eilish sotto che rotola, quindi non ho plagiato Billie Eilish. E ho questi. Gli occhiali di Enigma. Ok. Perfetto. Non ho plagiato nessuno, era un tributo. Quindi inquadriamo queste mani magiche, queste mani normali. E facciamo la sigla del Cerbero. La sigla del Cerbero. Tra l'altro, nella video della sigla del Cerbero, che è presente nel 99% dei live, c'è Billie Eilish sotto. Capito? Che rotola, nessuno vede un cazzo. L'ho messa apposta per far capire sto concetto. Ma va bene, va, partiamo con la sigla. Torniamo alle mie mani, al mio me. Chissà se me la ricordo, vediamo. Me. Ciao, grandi follower del Cerbero. Al suo me. Giovani italiani, che avete votato sicuramente destra alle ultime elezioni. Allora, come me. No, sto scherzando. Muovi sulla destra, poi sulla sinistra, poi esatto. Cerchi di girare al centro. Oh, non ci sto. Ah, giusto. Già staccato tutto. Già staccato, se n'era andato. Ole, ci sto. Vabbè, raga, era un bis, non era previsto questo bis. Allora, via. È familiare sto giro. Billie Eilish. Mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere in punto di morte. Sono a casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione che presto cambia la mia sorte. Cerbero, podcast. Cerbero. Tre teste per un cerbero, cerbero. Podcast. Troppi goblin in questo studio. Mamma mia, quanti! Non sarò un clochard, né tanto meno me. E perché? Perché? Ogni giorno. Ciao ragazzi, ci vediamo domani alle ore 15 per Reddit. Bella, grazie per la live, grazie per lo ciao a tutti quanti. Grazie, grazie amici, Mercanti, grazie Futurio, grazie. Pago, Polly, Frizio, Fabio, Ricciardi, Aki, Enigma, ciao. Marco Ghidano alle macchine e il sergente Marco penso a tutto l'universo qua. Il sergente a capo dell'universo. Ciao il ragazzi. Dottor Manatta il sergente, ciao. Ciao a tutti, divertitevi, ciao. Che squali state arrivando! Ella! Registrando, aspetta, tu cazzo ti ascolti, tutti al bagno.